Il caso che vediamo oggi è quello della signora Scarell. La scoliosi che adesso vedrete è in forma grave ed è stata trattata chirurgicamente in età infantile. Grazie al metodo biomeccanico antropometrico ergonomico del dottor Tiziano Taccini, è realizzato dal dottor Ferdinando Piretta qui a Pordenone. Grazie a tutti e consiglio a tutti di provarlo perché ne vale veramente la pena. Adesso la signora Scarell vi racconterà personalmente la sua storia. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giuliana Scarell e sono di Terzo d'Aquileia. E a una conferenza ho conosciuto il dottor Piretta, Ferdinando, e mi ha interessato il suo metodo. Io fin da piccolina ho avuto problemi alla colonna vertebrale e ho portato dei busti fin dall'età di 4 anni e mezzo. Quindi diciamo che l'infanzia non è stata molto facile per me. E la mia schiena è stata subito ingrandiata, diciamo, in questa posizione che mi ha, diciamo, fatto sì che la mia muscolatura non si sia sviluppata normalmente, avendo anche avuto all'età di 12 anni un intervento alla colonna vertebrale per scoliosi, dove mi hanno bloccato due vertebre e questo nella crescita ha portato ad una crescita dei muscoli asimmetrica, quindi una spalla più alta, una gamba più corta, e tutto, diciamo, per poter stare in piedi il mio corpo ha fatto sì che doveva un po' regolarsi e quindi tirare da una parte e accorciare dall'altra. Questa situazione, dopo, diciamo, dopo l'intervento e dopo i vari busti di gesso e ortopedici, quando finalmente ero libera, io, diciamo, facevo la mia vita normale, però mi comportava ad avere dei dolori, specialmente alla parte delle spalle, la spalla sinistra, specialmente dove il trapezio è più alto. E negli anni ho praticato diversi tipi di ginnastiche e diversi anche consulenze con medici, chiropratici e quant'altro, senza avere però dei buoni risultati. Sì, riuscivo ad allevare il dolore per un po' di tempo, facendo magari qualche terapia, però poi si ripresentava. E grazie a questa conferenza, nel 2000, due anni fa circa, mi ha incuriosito e mi sono presentata dal dottor Piretta, che mi ha consigliato di mettere queste scarpe e una placca in bocca, sempre per, diciamo, regolare la postura. Posso dire che da quella volta ho avuto dei grossissimi risultati, perché la mia postura è cambiata, riesco a sentirmi molto più agile, i dolori sì, non sono spariti, ovviamente se devo stare 5 ore seduta su una sedia, chiunque, diciamo, sarebbe un po', avrebbe qualche, diciamo, qualche piccolo problemino per alzarsi e tornare a camminare normalmente, insomma. Però io adesso riesco a gestire di più la mia vita, anche a fare più cose in una giornata, come ad esempio qualche lavoro domestico, dove prima invece per fare piccole cose quotidiane per me era un sacrificio. E adesso, grazie a queste scarpe, grazie a questa placca da tenere in bocca durante la notte, e la tengo anche durante il giorno quanto possibile, mi sento molto meglio. E non solo io mi sento meglio, ma anche gli altri mi vedono meglio, perché sono circa 2 anni, quasi 3, che vado a yoga, e in questi anni, cioè da quando anche ho fatto questo cambiamento, la mia insegnante ha notato questa cosa e gli esercizi li faccio molto meglio, cioè riesco a fare più esercizi e anche
l'esercizio è migliorato nel tempo. Quindi anche lei, quando mi vede che mi muovo per raccogliere la coperta o il cuscino, vede che sono più agile, questo me l'ha detto. Quindi sono cose che anche gli altri si sono accorti, non è solo una mia, un mio settore. E di questo sono contenta. La signora ha iniziato ad utilizzare il metodo BAE all'età di 47 anni. Il risultato evidente sul viso lo ha raggiunto in 18 mesi circa.